Buona giornata e bentornati con Sport 24 Live. Tra poco il nostro telegiornale vi racconterà dell'infinita vicenda legata al tennista serbo Novak Djokovic. Ha vinto il ricorso, ma il governo australiano punta ad espellerlo. Ci occuperemo del campionato di Serie A. Per una domenica il campo ha avuto priorità in attesa di quello che accadrà a metà settimana nell'incontro con il governo Draghi. E faremo anche il punto della situazione anche per quanto riguarda la pallavolo, perché anche in questo contesto l'incontro di metà settimana anche per loro si prospetta particolarmente interessante. Dunque, il caso Djokovic continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica internazionale perché proprio poche ore fa c'è stato l'udienza al Tribunale di Melbourne in cui dopo 8 ore di dibattimento è arrivato il fatto che Novak Djokovic deve rimanere in Australia. Tra l'altro il Tribunale ha condannato alle spese il governo australiano che però non molla la presa, quindi Djokovic non è ancora del tutto sicuro di poter disputare gli Australian Open, anche perché c'è da dire che il ministro dell'immigrazione australiana potrebbe espellerlo nelle prossime ore. Tra l'altro, la famiglia aveva annunciato che le autorità australiane lo avrebbero arrestato, ma al momento la comunità australiana ha negato per ora questa circostanza. Tra l'altro, è chiaro che se dovesse arrivare la conferma nel corso delle prossime ore, rischia di non essere più in Australia Novak Djokovic per circa 3 anni. Naturalmente poi monitoreremo l'attenzione sulla vicenda e ve ne informeremo già nel corso di dentro la notizia di stasera. Adesso il campionato di Serie A, per una volta tanto il campo è tornato ad essere la priorità nella domenica appena passata con l'Inter che vola solitaria in vetta alla classifica. Milan e Napoli mantengono il ruolo di inseguitori ed anche la Juventus, sia pur brutta di stagione, vince all'Olimpico. Il calcio torna a riprendersi lo scettro del campo. L'Inter rimane sola in testa alla classifica di A, battendo 2-1 da Lazio con Bastoni e Skriniar. In mezzo il pari provvisorio di Immobile. Inseguono Milan e Napoli. I rossoneri vincono 2-1 a Venezia con la doppietta di Hernandez, inizio gol di Ibrahimovic. Gli azzurri, bruciati dall'addio di Insigne, vincono di misura 1-0 con Petagna. La Juve più brutta di inizio anno, sotto di 3,5 gol, recupera e addirittura vince 4-3 all'Olimpico. Contro la Roma, stranezze calcistiche. Esagera l'Atalanta, vincente a tennis 6-2 a Udine. In chiave salvezza, Spezia, Sassuolo ed Empoli sorridono. Il tutto in attesa delle due ultime sfide in programma lunedì con Torino-Fiorentina e martedì con Cagliari-Bologna. Mercoledì a Roma, a Palazzo Chigi, si saprà il destino del calcio italiano. Mimmo Siena, Sport 24 Live. E andiamo a rivedere dunque i risultati della giornata di ieri. A Venezia, Milan batte Venezia 3-0, ad Empoli Sassuolo batte Empoli 5-1, Napoli Sampdoria 1-0, ad Udine Atalanta batte Udinese 6-2, a Genova Spezia batte Genoa 1-0, a Roma Juventus batte Roma 4-3, a Verona Salernitana batte Verona 2-1, Inter Lazio 2-1. E ricordiamo anche che il turno si concluderà innanzitutto stasera con il penultimo incontro Torino-Fiorentina e poi domani con Cagliari-Bologna. Possiamo anche vedere la classifica che ci dice
sostanzialmente, che l'Inter è in testa con 49 punti, il Milan a 48, il Napoli a 43, l'Atalanta a 41, la Juventus a 38 e la Lazio a quota 32. Sono interessati anche i vertici della pallavolo nazionale all'incontro fissato per mercoledì con il governo Draghi. Come sapete, c'è stata una riduzione di capienza per i palazzetti di volley del 35% e si aspetta di capire come andranno le cose anche in questo settore. Il rinvio in Serie C femminile fra la Dinamo Molfetta e la Pallavolo Cerignola pone in allarme il settore pallavolistico in Puglia. Fra B1 e Serie C femminile, innumerevoli sono state le cancellazioni delle partite causa emergenza sanitaria. Non più tardi di qualche giorno fa era stata la stessa federazione nazionale a demandare ai comitati regionali il compito di monitoraggio e decidere lo stop ai tornei. Una scelta che potrebbe divenire realtà se fosse confermata nella riunione con il governo a Roma mercoledì prossimo, su esplicita richiesta federale. Come ha detto il presidente nazionale della pallavolo, Manfredi, d'accordo sul fatto che lo sport ora più che mai deve fare ponte e fornire alle istituzioni il proprio contributo per superare questo difficile momento. La speranza è che al primo posto venga posta la sicurezza degli atleti. Il campo verrà dopo. Mimmo Siena, Sport 24 Live. E vedremo quali saranno gli sviluppi e le condizioni che verranno anche dal settore del volley, che è stato convocato su richiesta appunto sia delle federazioni di pallavolo che anche di basket, alla sottosegretaria Valentina Vezzali, che ha così fatto da trade union con il governo Draghi. È tutto per questa edizione di Sport 24 Live del lunedì. Vi ringraziamo per averci seguito. Vi ricordo che l'informazione ritorna questa sera con Dentro la Notizia. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.